Buongiorno ragazze. Allora, applicherò questi qui, anche se non si vedrà nel video, come base trucco. Mi preparo con voi. Allora, intanto sto mettendo lo scotch qui, così si leva la parte appiccicosa, e poi lo applico in questa maniera per fare bene il disegno, diciamo, della sfumatura dell'ombretto, così avrò una linea comunque dritta. Come vedete sto facendo uno sfumato degli ombretti marroni e poi applico nell'angolino dove c'è lo scotch il nero per dare più definizione. Dopodiché tolgo lo scotch e vado a sistemare il viso col fondotinta e il correttore. In questo caso qui sto usando il fondotinta dell'Essence che vi ho fatto vedere un video precedente dove mi trovo veramente bene, mi piace, anche perché è molto resistente. E dato che qui mi stavo preparando qualche ora prima, ho preferito usare questo qui, che già so come agisce. Ragazze, invece adesso applico questo qui della Maybelline, questo correttore. Scusate se mi vedete comunque non usare spugnetto, pennelli, ma purtroppo io non riesco, non mi ci trovo bene con le spugnette, quindi preferisco tutto sfumare con le dita, le mani. Ma so che tante non saranno d'accordo, però io mi trovo bene così. Buongiorno ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Allora, in realtà è pomeriggio, sono appena le 4. Io mi sono appena truccata come avete visto, perché stasera ho una festa di compleanno di una mia carissima amica e quindi ho preferito, a che il piccolino sta dormendo, a prepararmi adesso. Comunque resiste il trucco. Spero che vi possa piacere e dare piacere quando mi preparo. Questo ancora non l'avevo condiviso con voi e quindi l'ho fatto. Ok, ragazze, un'altra cosa importante che vi voglio dire è intanto ringraziarvi. Accoso di farlo in ogni video per tutte le nuove iscritte e anche per quelli vecchi e anche per tutti i commenti e like. Vi ringrazio di vero cuore e spero sempre di più comunque di crescere e che io posso fare dei video che siano di vostro piacimento. Quindi per tutti i nuovi che hanno beccato questo video, vi chiedo se vi va di iscrivervi. Grazie ragazze, e invece noi ci aggiorniamo dopo.
Sono appena tornata dal Carrefour e acqua e sapone, quindi vi faccio vedere un po' cosa ho preso. Allora ragazzi, ho preso questi di qua che erano in offerta per i più piccolini, questi per Nathan, insieme a queste di qua, le puntine, e questi qui per Crystal, che mi sembrano carini quando magari devo fare soltanto lei la pasta. Poi ho preso le birbe qua, poi vabbè, varie scatolette che erano anche in offerta per Nathan, perché ancora li mangia. Poi in offerta, e io questa qua lo prendo sempre perché sono buone, ho preso questi qua, il pesto Barilla. Di solito io lo faccio fresco, ma quando comunque non lo faccio, prendo sempre qualche scorta di questi qua. Era in offerta 1,39 euro. Poi ho preso uno di questo qui, poi questo qua che è molto buono, dell'aglia, anche questo in offerta. Ancora un altro di questo qui per i più piccolini, e delle mini farfallette che trovo carine, un pacco di banane. Ho preso degli affettati perché stasera voglio fare il toast, e quindi ho preso uno di prosciutto cotto e uno di salame. Poi ho preso una scatola di biscotti Mellin che già abbiamo aperto. E questo qui. Ok, poi abbiamo preso un'insalata, questa qui, che la farò a pranzo. Basta. Poi vabbè, ho preso queste qua, le gommine. Ok, come Carrefour abbiamo finito. Ah, ho preso anche questa qui, che è davvero davvero buona. A volte capita che la faccio io, ma anche a volte faccio questa qui già pronta, perché a volte non ho proprio tempo, e quindi siccome è buona, quando non ho tempo comunque la tengo come scorta, uso questa, buonissima. Allora, al Carrefour io ho speso, oh ragazzi non lo trovo, ah sì, 42 euro, qui. Ok, poi sono passata anche da acqua e sapone, ho preso proprio due cosine perché non mi servivano tante cose. Ho preso bicchierini del caffè, bicchieri plastica per acqua, poi in offerta il mio amato Sunsilk a 1 euro a bottiglietta, questo qua, infatti non l'ho usato, i capelli gonfi, però finalmente l'ho trovato. Poi questo qui, e là, ce l'avevo provato con la lavanda, è carino, però questo qui non l'ho mai provato, anzi voglio vedere, il profumo è molto delicato, però buono. Talco e musco bianco, muschio bianco. Basta, poi ho preso due pacchi di salviettine, queste qua. E qui ho speso 15,42 euro. Ah, insieme a queste di acqua e sapone ho preso la carta igienica, vi faccio vedere, della Regina. Questo qui sono 8 rotoli, però sapete che sono molto doppi. 4,50 euro. Adesso noi ci stiamo trovando bene con la Regina perché dura molto di più, anche se magari il prezzo è un pochettino più alto, però onestamente è come se ne prendessi di più, perché come se fossero 12 rotoli praticamente, perché è veramente doppia resistente. Poi mi sono dimenticata invece di dirvi che avevo preso anche questo qua, che piacciono tanto a Crystal. Quindi basta la spesa di acqua e sapone, 15,42 insieme a questa qui.
Poi invece di nuovo ho ritrovato questa qui in offerta, ma mi piace tantissimo per il vasetto. Praticamente al Carrefour, quando magari si stanno rovinando un po' le piante, loro le mettono in offerta tipo a 50, a volte anche al 70. Siccome una l'avevo già presa ed è quella lì che adesso vi faccio vedere. E sono riuscita comunque a trattare bene la piantina, quindi col vasino e pianta vera a 2 euro comunque mi sembra veramente carina. Basta, ci aggiorniamo dopo. Ragazze, non so da voi, ma qui si è buttato un vento allucinante. Cioè, è assurdo. Vabbè. Comunque, situazione attuale nella stanzetta. Mamma mia. Qui la mattina, allora la sera ti corichi che praticamente è tutto sistemato. Di mattina è già tutto sottosopra. Quindi inizio da questa stanza che Nathan si è addormentato, così ce l'abbiamo bella pronta.
Ragazzi, io qui ho alzato tutte cose perché voglio, anche qui, sono detta voglio passare bene la Dyson e passare, pulire bene i pavimenti. Ok, qui c'è il palloncino di Nathan. Cominciamo da questa stanza. Mio bagnetto sistemato, ho messo le gocce del tè verde qui sul tappeto. Ragazze, pavimento super pulito. Che sensazione bella quando si pulisce il pavimento. Per me la cosa più bella che c'è comunque alla fine, l'ho dato anche qui, così una passata veloce. E niente ragazze, sembra che questo vento si sia calmato. Niente, invece vi volevo dire che volevo riorganizzare e sistemare qui, che se adesso lo apro c'è da mettersi le mani sui capelli, però devo farlo anche se non mi va, ma purtroppo va sempre sotto sopra. Non si capisce più niente. Quindi lo voglio fare. È giovanissimo, ma mostra una certa personalità. Altrimenti sarebbe difficile. Eccomi ragazze, sono le 9. Non sono riuscita più a riprendere quest'oggi perché poi è tornata Cristale da scuola e quindi mi sono dedicata a lei. Niente, adesso come vedete la manina sto facendo addormentare il piccolino, così poi mi vado a struccare. Nel frattempo stiamo per guardare la partita che stasera gioca l'Italia e poi si va a nanna. Quindi ragazzi, io vi saluto qui e spero tanto che questo video vi possa piacere, che possa darvi quella carica che a volte noi casalinghe ci manca. Che possa essere di motivazione per voi e per me. E niente, vi ringrazio, vi do un forte abbraccio e per chi è nuovo, per chi per la prima volta sta vedendo questo video, se hai voglia, ti iscrivi al mio canale e attivi la campanellina per non perdere nessun video. E un saluto affettuoso a tutti quelli che già sono iscritti e che anche lasciano un like. Un commento. Io vi ringrazio e vi do un abbraccio.